Come abbiamo ascoltato dal servizio, nonostante la fine dello stato di emergenza, da un punto di vista strettamente formale, in generale, sia a livello nazionale ma anche regionale e isolano, sono comunque nuovamente in aumento i contagi, così come i ricoveri. Sembra esserci una nuova ondata o comunque un ritorno in crescita della curva dei contagi in questa quarta ondata. Abbiamo in collegamento il dottor Mimmo Loffredo proprio per commentare questo momento un po' paradossale. Buonasera, dottore. Da una parte lo Stato mette fine allo stato di emergenza, però questo non significa che il Covid, non c'è più, anzi, i numeri dicono tutt'altro. Buonasera prima di tutto, Vincenzo. Sì, come dici tu, i numeri stanno in aumento, però fortunatamente le rianimazioni, diciamo, tengono ancora. Nelle rianimazioni, appunto, i numeri sono abbastanza stabili e i pazienti, che necessitano di terapia intensiva stanno in diminuzione. Diciamo che è stato fatto un buon lavoro per quanto riguarda la vaccinazione, i risultati si stanno vedendo. Bisogna dire che non bisogna assolutamente abbassare la guardia, bisogna mantenere alta la guardia e fare attenzione, evitare le solite cose, gli assembramenti e tutte le cose che ci hanno detto in passato. Tenete presente che in Cina stanno riaumentando i casi, stanno in alcune zone, si stanno facendo ancora i lockdown. È giusto ricominciare, è giusto ripartire anche per l'economia, però bisogna, credo, a mio avviso, che bisogna essere ancora in compagnia di questo virus per ancora alcuni anni. Quindi vediamo di non ritornare al 2019, al 2020 e non ricordare le vecchie storie, le vecchie situazioni che ci hanno tenuto in casa per dei mesi. Dottore, possiamo dire che lo stato di emergenza finisce anche perché oggi il Covid può essere considerato non più un'emergenza, ma un virus che conosciamo di più, che possiamo affrontare meglio grazie alla copertura dei vaccini, grazie alle cure che oggi sono sicuramente più efficaci, grazie ad un'organizzazione anche sanitaria che è certamente diversa rispetto a quella che non avevamo quando è iniziato lo stato di emergenza. Diciamo che adesso si sanno più cose sul virus, sulle terapie, però non mi stanco mai di dire che la vera soluzione sono stati i vaccini. Io ribadisco ancora che i ricoverati che hanno bisogno di assistenza respiratoria, nella stragrande maggioranza, nell'80% dei casi, sono pazienti che non sono stati vaccinati, anche pazienti giovani, anche di 50 anni, che stanno venendo al ricovero con delle gravi insufficienze respiratorie. Quindi è vero, il virus si conosce meglio, dobbiamo continuare a abituarci a convivere con questo virus, le terapie sono più raffinate, più mirate, però ripeto, fino ad annoiare che la vera terapia, la vera soluzione è stato il vaccino. Quindi se in futuro ci proporranno di fare altre dosi, di fare altre vaccinazioni, io credo che dovremmo ascoltare gli esperti perché ci stanno portando pian piano fuori da questa pandemia. Dottore, proprio su questo rapidamente si parla di quarta dose, se ne discuterà da qui a breve, soprattutto per i soggetti fragili. Può essere questa l'indicazione che arriverà da qui a breve, soprattutto in vista poi dell'autunno? Abbiamo capito, in estate probabilmente il virus ci lascerà un po' in pace, ma poi ci sarà comunque nei periodi autunnali e invernali un nuovo aumento e quindi bisognerà proteggersi nuovamente. Diciamo che in estate il virus non è che ci lascia in pace, la gente è più presa dal lavoro, si fanno meno tamponi, si sta più all'aria aperta, quindi diciamo gli assembramenti sono ridotti. Io credo che la quarta dose, proprio in previsione del fatto che stanno aumentando i contagi, stanno aumentando i tamponi positivi, io credo che ci verrà proposto, soprattutto per le persone fragili e noi sanitari. Io sinceramente appena mi verrà proposto fare la quarta dose, la farò tranquillamente, senza problemi, perché ripeto, io sono convinto che il vaccino ci tirerà fuori da questa pandemia. Grazie, grazie al dottor Mimmo Loffredo, un saluto e alla prossima. Grazie a te, Vincenzo.